Oggi a CDN abbiamo un ospite gradito, il docente universitario Walter Nocito. Con Walter, ieri abbiamo pubblicato sul nostro sito, sul nostro giornale, una lettera aperta di 17 promotori e almeno ad oggi 210 aderenti. Professor Nocito, benvenuto a CDN. Grazie per l'invito, molto molto gentile. Bocca al lupo per questa fase di informazione difficile che abbiamo con il Covid-19 che ci preme alle spalle tutti. Una lettera aperta abbiamo pubblicato dentro e dopo la pandemia. Tantissimi intellettuali, come ho detto, che lanciano questo appello alla classe politica calabrese. Cominciamo da qui. Sì, siamo stati attivati attraverso un webinar, questi incontri telematici che stanno funzionando molto bene. Io ne sto facendo uno ogni 2 giorni, di vari ambiti, anche fra amici, fra colleghi, addirittura l'università li usa per fare gli esami e le lezioni, no? Il sistema di piattaforma digitale. Ci siamo visti 30 persone. Dopo 5 ore di discussione siamo rimasti 17 persone e queste persone, dopo la fatica di aver discusso, abbiamo messo su carta una serie di impegni per ciascuno di noi, ma soprattutto una lettera ai calabresi, alle donne e agli uomini di Calabria. Siamo 2 milioni, ma siamo persone solitamente attente e anche molto a rischio, se vogliamo dire, nell'economia, nella società e nella sanità nazionale. Di spicco in questa fase di redazione c'è stata sicuramente Ida Domignani, professore Fiorita, Angelo Broccolo, il segretario FIOM Massimo Covello e quelli che si trovano scritti, poi molte Parliamo dei persone anche contenuti giovani. anche della lettera, prof. Sì, Cosa c'è scritto in questa lettera? Cosa allora, chiedete? vengo all'oggetto. La lettera mira sostanzialmente a sensibilizzare i cittadini calabresi, a loro è rivolta in primis, ma poi anche e responsabilmente la giunta regionale, perché la sanità è e rimane una materia regionale. Noi chiediamo alla Santelli di impegnarsi allo strenuo in concretezza per la rete ospedaliera, di curare il potenziamento in questi mesi dei servizi e dell'ospedale Covid-19 che in Calabria ancora non è partito. Siamo in gravissimo ritardo su questo. La fortuna dei numeri al momento è con noi, ma potrebbero esserci dei focolai che esplodono e aumentare a migliaia i contagiati. Questo è un problema. Procedere alle assunzioni di infermieri, di medici, rafforzare la medicina territoriale e quindi la medicina dei medici di base, i quali sono esposti in prima linea, non hanno ancora i DPI. Poi ci sono anche una serie di inviti a fare un'attività di Sì. politica di Per quello che ho accompagnamento capito, della le fase 2. adesioni. Sì, ovviamente è chiaro. Parliamo di Le una adesioni fase sono 1. aperte, mi pare di aver capito questo, che chiunque ancora può aderire, no? Allora, una lettera al formato di apertura e c'è il canale delle mail. Chiunque fa la mail è indicato a questo indirizzo dedicato, può essere un aderente. L'ambizione, la speranza è di avere almeno 1.000-2.000 cittadini calabresi che si riconoscono in questi obiettivi di serietà, di concretezza, di responsabilità e anche di svolta, nei metodi. Perché il metodo seguito nel mese di marzo è stato un metodo un po' autoritario, dettato dalla necessità. Da maggio in poi ci vuole un po' di partecipazione e anche di trasparenza spinta su questo. Poi esiste da oggi in poi un evento Facebook nel quale chiunque vuole dire la sua, anche criticare questa lettera da destra, da sinistra, perché siamo troppo buoni, perché siamo troppo cattivi, può farlo. Se ne occuperanno un paio di giornalisti di questo evento Facebook, ricordo Nancy Valente, e altre persone che sono sostanzialmente dedicate per 15 giorni a questo evento Facebook. Poi vedremo se la Calabria reagisce e risponde, noi saremo felici. Un appello in questa lettera è rivolto anche ai parlamentari calabresi. Ci pare che noi abbiamo 30 deputati e senatori, ma non sono attivi, ci paiono un po' addormentati. Quindi questa lettera dice da noi elettori cittadini a tutti i parlamentari di destra, di sinistra e dei 5 Stelle, impegnatevi, lavorate per la sanità, lavorate per il turismo, lavorate per l'emergenza sanitaria, ma anche per l'emergenza sociale, no?
il problema del reddito di cittadinanza e del reddito di quarantena. È grave, insomma. Il reddito di emergenza, sì, assolutamente. Abbastanza chiaro, molto chiaro. Solo un passaggio, velocemente. Qual è la pagina Facebook, l'evento Facebook, o dove poterci iscrivere? Ci dà qualche riferimento? Sì, allora, il testo della lettera che voi avete, diciamo, pubblicato con tante altre testate, oggi siamo su tutta la stampa regionale, stasera saremo sulla stampa nazionale, indica sia l'indirizzo mail, che è proprio questo qui, letteraicalabresi.covid@gmail.com, sia indica l'evento con il preciso indirizzo, che però, ripeto, sarà attivo da oggi pomeriggio, durerà 15 giorni e serve a sollecitare l'amor proprio dei calabresi, la responsabilità individuale, ma anche le responsabilità politiche di chi è stato eletto a guidare la giunta regionale, a rappresentarci in consiglio regionale, e anche di chi è stato eletto nel Parlamento italiano e nei consigli comunali, perché diciamolo pure, i consigli comunali stanno soffrendo un senso di impotenza. Il Parlamento, certo, ancora non è pienamente funzionante. Noi cittadini speriamo, invitiamo i parlamentari a lavorare anche come lavoratori a rischio. Andare in Parlamento con le mascherine non è un problema. Loro devono fare il mestiere di fare le leggi e indirizzare il governo e anche, se vogliamo, aiutare il Sud. Perché in questa vicenda è emerso che il Nord è messo male, ma il Sud è messo peggio. L'Italia si salva, il paese, se si salva il Sud, la sanità del Sud, il turismo, i beni culturali, è un minimo di economia vitale che al momento è sotto, diciamo, peggioramento grave o addirittura gravissimo. Pensiamo al turismo di giugno, luglio, agosto, insomma. Assolutamente. Noi ringraziamo il professore, il docente universitario Walter Nocito, grazie per essere stato ospite con noi, e a tutti voi l'appuntamento ad un prossimo. Arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci.